Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, dal 21 al 27 febbraio 2022. Hannes e Maya si baciano. Lunedì 21 febbraio 2022. Selina scopre che Christoph, con l'aiuto di Werner e di un medico corrotto, il dottor Kahn, sta facendo credere ad Ariane di avere un tumore inoperabile al cervello e di essere quindi in fin di vita. Questa brutta scoperta porta la donna a tagliare completamente i contatti con lui. Nello stesso tempo Selina teme che la sua amica possa vendicarsi amaramente del Salfid e per questo preferisce mentirle. Christoph è disperato dopo essersi reso conto di aver perso la sua amata e prova a rassicurarla affermando di aver agito in questo modo solo per amore di lei. Si augura poi di portare a compimento il suo piano e per questo invita la donna al silenzio. Rosalie si rifiuta di pagare il prezzo richiesto da André per il campo da calcio. L'Angel si convince che lo chef prima o poi si arrenderà, ma si sbaglia di grosso. Martedì 22 febbraio 2022. Rosalie ha intenzione di mettere in imbarazzo André in pubblico, in modo da costringerlo a cedergli la sua proprietà. Il Konopka, quando lo scopre, si indigna. È di nuovo guerra tra l'Angel e André? Michael ricorrerà ai ripari? Vanessa è molto triste quando scopre che il suo fioretto si è rotto durante un allenamento. La ragazza non sa come risolvere la situazione, visto che non ha nemmeno i soldi per comprarne uno nuovo. Max scopre quanto accaduto e decide di fare una sorpresa alla sua fidanzata. Le regala un fioretto nuovo. Il suo gesto tocca profondamente Vanessa. Maria Maricelli ha preso una camera al Fustenhof e Werner e Alphonse fanno a gara per catturare la sua attenzione. Marita dimostra di conoscere benissimo il Sombikler e a colazione gli rivela il perché del suo ritorno a Big Claim. L'uomo resta scioccato. Mercoledì 23 febbraio 2022. Hannes Frolich, uno dei primi fidanzatini di Maya, fa il check-in al Fustenhof. Il giovane, non appena rivede la sua ex, fa salti di gioia e le confessa di non averla mai dimenticata. Spiega di essere stato costretto a dirle addio a causa delle intromissioni di nonno Quirin, che dietro ricatto gli aveva intimato di lasciarla in pace. Maya resta particolarmente scossa dal suo racconto e la sua incredulità aumenta quando il giovane afferma di essere pronto a ricominciare da zero. Selina non ce la fa più a vedere Ariane soffrire inutilmente. Così, tutto d'un fiato, le confessa il piano ideato da Christoph per farla soccombere. La Kallenberg è una furia, ma Eric riesce a calmarla e a dissuaderla dal farle commettere azioni violente. Poi le consiglia di procedere contro il Salfid, affidandosi solo ed esclusivamente alla giustizia. Ariane accetterà? Giovedì 24 febbraio 2022. Christoph, sentendosi braccato, si reca in commissariato e nega tutte le accuse avanzate nei suoi confronti da Ariane Kallenberg. L'uomo si augura di avere dalla sua parte sia Werner che il dottor Kaml. Questi ultimi lo aiuteranno oppure no? Il Salfid non riesce a credere di essere stato tradito proprio dalla donna che intendeva sposare, ovvero da Selina. Marita Maricelli si trova a Big Claim in quanto rivuole indietro la sfilla che un tempo aveva donato ad Alphonse, prezioso che poi è stato regalato dall'uomo a Hildegard. Il Sombikler, temendo di entrare in contrasto con la consorte, si augura vivamente che la donna l'abbia gettata nel dimenticatoio. Quando si rende conto che la sfilla è stata presa in prestito da Vanessa, entra nel panico. La ragazza cerca dappertutto, ma non la trova. Forse ha perso il gioiello presso il caffè Liebling? Venerdì 25 febbraio 2022. Christoph nega tutte le accuse alla polizia. Selina passa per bugiarda. Delusa, la donna si trasferisce a casa di Maya. Qui si rende conto che, nonostante il dolore che le ha provocato, prova ancora qualcosa per il Salfid. Pertanto gli lancia un ultimatum. Dopo la confessione d'amore di Hannes, la von Thalheim è molto confusa. Subito dopo il nuovo arrivato fa amicizia con Florian, al quale confessa di essere lì per Maya. Distrutto, il giovane Vogt decide di rinunciare alla donna che ama. Werner incontra Marita Maricelli a cena. L'ex cantante ha voglia di dolce, ma la cucina è già stata chiusa. Alphonse interviene per prepararle un crumble di mele con l'aiuto di Benny. Dopo un'escursione con Werner, Marita afferma
che la sua spilla che aveva precedentemente depositato nella cassaforte Fustenhoff è sparita nel nulla. Chi l'ha rubata? Sabato 26 febbraio 2022. Werner promette alla Maricelli che la compagnia di assicurazioni provvederà a coprire i danni. Marita trionfa segretamente. Christoph non risponde alla richiesta di Selina e le regala un cavallo in segno del suo amore. La donna però, ancora scossa per quello che è accaduto, lo lascia definitivamente. Cornelius, dopo essere venuto a conoscenza della crisi tra i due, chiede alla donna di ricominciare. André si è infortunato a un piede mentre si stava preparando per l'evento pianificato da Rosalie. La donna però non gli crede e arriva a sospettare che si tratti solo di una sua trovata. Pertanto nervosa, gli afferra un piede e lo stringe. André urla dal dolore e Rosalie capisce di aver fatto malissimo a dubitare di lui. Shirin chiede a Florian e Maya un ultimo sforzo affinché combattano di nuovo l'uno per l'altra. Domenica 27 febbraio 2022. Florian continua a fare amicizia con Hannes. Quest'ultimo e Maya, nel corso di un gioco simpatico risalente ai tempi in cui stavano insieme, ritrovano l'intesa perduta e si baciano. Selina spiega a Cornelius di non essere pronta a iniziare una nuova relazione. Tuttavia riconosce di aver bisogno della sua vicinanza. Eric prova a ricattare Kaml, affermando di aver sentito una conversazione compromettente tra lui e il Salfid. Mentre Werner è preoccupato per la reputazione del Fustenhoff dopo il furto della spilla di Marita, scopre che la donna vuole partire improvvisamente. André dice a Rosalie che le venderà la sua proprietà a un prezzo inferiore a una precisa condizione. Lei però non vuole scendere a compromessi. Max si augura che il campetto venga costruito per poter allenare una squadra di bambini. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Paul è un assassino, Ariane in carcere. Tensione e suspense connoteranno i prossimi appuntamenti di Oltralpe, dove emergeranno delle terribili verità. Paul scoprirà che la bambina investita anni prima altri non era che la cuginetta della sua fidanzata Constance von Thalheim, ovvero la piccola Manuela. Novità anche sul fronte della coppia formata da Robert e Ariane. Nel giorno del loro fatidico sì, accadrà qualcosa di veramente sconcertante, pronto a scombussolare nuovamente le carte in tavola. La Kallenberg, infatti, verrà portata in carcere con gravissime accuse. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Ecco la vera storia della piccola Manuela von Thalheim. Cosa c'è di tanto oscuro nel passato di Paul Lindelberg? È lungo questo interrogativo che si dipanano i nuovi spoiler tedeschi. Da settimane i telespettatori d'Oltralpe si stanno interrogando sul segreto del fratello di Alicia, da quando la sorellastra di Maya, Constance, ha rivelato che la sua famiglia ha vissuto dei momenti tragici a seguito della scomparsa della piccola Manuela, una sua cuginetta morta in circostanze oscure. Paul, non appena ascoltato il racconto della donna, diventata nelle puntate in onda in Germania la sua nuova fiamma, è rimasto di stucco. Inorridito, si è poi recato dalla new entry Josie Glee, figlia segreta di Eric Bock, per confessarle una terribile verità, e cioè di aver avuto un ruolo importante nel dramma della famiglia von Thalheim. Ma procediamo con ordine. Come ben sapete, la 18ª stagione di Star del Lieve vede come protagonisti Paul e Josie, i successori di Maya e Florian, che invece hanno lasciato Big Claim per volare negli Stati Uniti dopo un matrimonio da sogno. Paul dunque tornerà al Fustenhoff dopo circa un anno di distanza dal suo fidanzamento con la bellissima Michelle Ostermann, raccontando di aver chiuso il suo studio di fisioterapia a Monaco e di essere stato lasciato dalla giovane per via di una serie di problemi economici di incompatibilità caratteriale. Werner e Christoph, felici di rivederlo, lo assumeranno come direttore amministrativo, carica che Lindelberg accetterà con grande gioia. Passeranno i giorni e l'ex fisioterapista inizierà a frequentare in maniera prima disimpegnata, poi seria, la tanta avvocatessa Constance, cugina del sommelier Henning, fratello della bambina volata troppo presto in cielo e di cui vi abbiamo parlato poc'anzi. Nel frattempo Josie giungerà in hotel e resterà folgorata dalla bellezza di Paul, per il quale perderà letteralmente la testa. La ragazza appassionata di cucina comincerà a lavorare come aiuto cuoca, al fianco del suo idolo, André Konopka, e riuscirà anche a stringere amicizia con Paul, suscitando la gelosia di Constance. Proprio quando Paul crederà di aver finalmente trovato equilibrio
e stabilità in quel di Big Lane, ecco che una terribile scoperta gli farà crollare il mondo addosso. Scoprirà di essere legato alla famiglia della sua nuova fidanzata, da una terribile tragedia. All'inizio le anteprime a riguardo lasciavano intendere che l'uomo fosse implicato solo indirettamente nella drammatica scomparsa di Manuela. Ma cosa è accaduto con esattezza? Dopo settimane di false speculazioni, negli episodi tedeschi di Tempesta d'amore, il mistero è stato finalmente rivelato. Tutto comincerà quando, dopo aver visto una foto della piccina, Paul recupererà improvvisamente un ricordo che era rimasto sepolto da anni nella sua mente. In altre parole, da ragazzino, il Lindbergh si mise al volante di un'auto, investendo la bimba in bicicletta. Inizialmente il fratello di Alicia non sarà affatto sicuro dell'affidabilità di quei frammentari e scarni ricordi. Poi, nel corso di un dialogo con Anna, sua nonna si convincerà della veridicità degli stessi. Sarà così che avrà la certezza di essere un assassino e di aver ucciso la cuginetta della donna che ama. Sconvolto, si recherà dalla sua amica Josie, alla quale confesserà la terribile scoperta. Con quali conseguenze? La Clee manterrà il segreto? Oppure si lascerà scappare qualcosa? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. I Salfield e Cornelia uniscono le loro forze per bloccare le nozze di Ariane e Robert. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci sulla coppia formata da Robert e Ariane. Come ben sapete, la donna, per accelerare il suo sì con il Salfield, ha fatto credere a quest'ultimo che Cornelia volesse ucciderla e farle perdere il bambino che porta in grembo. Dispiaciuto l'uomo, le chiederà di sposarlo subito, ma ecco che proprio quando la rossa crederà di averla fatta franca, un imprevisto rovinerà tutto. A Big Lane, infatti, nessuno vedrà di buon occhio le nozze tra i due. E mentre Werner, ormai allo strenuo delle forze, si augurerà che il figlio possa prendere da solo consapevolezza di tutti gli errori commessi, la Hall continuerà a lottare. Come vi abbiamo già spoilerato, Ariane ha fatto credere a Cornelia di essere figlia di Werner e dunque sorellastra di Robert. Nonostante questo, la Hall farà di tutto per liberare il fratello dalla morsa della Dark Lady. E dopo essersi resa conto di non amare Eric perché è ancora profondamente legata a Robert, studierà un piano per liberarsi per sempre della nemica. Così, nel giorno delle nozze tra i due, interverrà per bloccare la cerimonia. E non battaglierà da sola. Vedremo che convincerà Werner e Christoph a mettersi in cerca di prove schiaccianti, volte ad arrestare la Kallenberg per tutti i terribili crimini commessi. Questa volta, a dispetto dei pronostici, i loro sforzi daranno i frutti sperati. E proprio quando Robert e Ariane saranno ormai davanti all'ufficiale di stato civile per scambiarsi i voti, ecco che l'arrivo inatteso della polizia bloccherà tutto. Ariane verrà prontamente ammanettata e portata in carcere per sospetto omicidio. Robert, dal canto suo, sebbene scosso, deciderà di ascoltare il padre che gli elencherà tutte le nefandezze commesse dalla donna che stava per diventare sua moglie. Questa vicenda segnerà il definitivo declino della Kallenberg? Purtroppo no, almeno per ora. Dopo alcuni giorni dall'arresto, la spietata rossa farà il suo ritorno in gran segreto al Fürstenhof. E più malvagia e vendicativa che mai, sarà intenzionata a riprendersi tutto ciò che le è stato tolto. La polizia riuscirà a intercettarla? Cosa ne sarà di lei? Cornelia, Werner e Christoph correranno gravissimi rischi? Non dimentichiamoci di Karl Kallenberg, suo ex marito, il quale ritornerà dall'oltretomba. L'uomo dimostrerà di non essere morto sotto le scure della Dark Lady e avrà un unico desiderio: contrastarla e fargliela pagare a caro prezzo. Le anteprime di Star de Liebe ci lasciano per tornare nuovamente con storyline ricche di emozioni. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.